Ciao a tutti e bentornati su Fanatico Reloaded. Oggi faremo una specie di unboxing, ma la proveremo proprio. È una tastiera che si chiama Carry On, si trova su Amazon, costa circa 100 euro, è composta da 88 tasti, è molto comoda soprattutto per i principianti, anche perché come vedete sta in un sacchettino, è molto, molto compatta diciamo. E nel sacchettino troviamo l'immancabile manuale scritto in qualsiasi lingua, perché l'italiano suppongo, sì, questo è inglese, vabbè, non lo so, ci sarà l'italiano? Vabbè, tanto comunque ci si va intuito, è molto intuitivo. E la tastiera in corsia è questa, eccola qua, vedete, è un bel pacchettino che è scomponibile. Mi sono attrezzato anche di casse acustiche perché ci si possono collegare, eccole qua, ci sono le prese, casse acustiche, presa USB per ricarica delle batterie e l'alimentazione, insomma il tasto dell'accensione. L'USB non so se si possa collegare in MIDI, ma non lo so, dovrei vedere un po' meglio. Adesso cercheremo di aprirla senza fare danni, spero. Allora, prima si apre questa, no, al contrario, dall'altra parte. Allora, da quest'altra parte troviamo il manuale, per ora apriamo questa, sì, un po' più là perché altrimenti non ci si arriva. Come si apre? Così, diciamo che all'incirca, vabbè, non so che sistema ha usato per aprirla, però vabbè, funziona, l'importante è che mazza manco c'entra. Aiuto, non ho queste braccia così lunghe io, alla fine. Poi vabbè, qui c'è l'accensione, perché ha detto qua non c'è speranza lì. Allora, direi di accenderla, che ne dite? Non capisco qual è, dove? Eccolo. Si accende? Ok, eccoci qua. Vabbè, è l'unico strumento che potevo prendere che non c'entra niente, per ora è proprio la percussione, vabbè. Guardate quanto è estesa, 88 tasti. Il centrale dovrebbe essere questo. Però magari cambiamo, mettiamo piano. Ecco, sta 51, il piano di solito è il numero 1, andiamo sul numero 1, ok, qui a digitale. No, già ci sono. Una specie di piano, no, ancora non è piano questo. Allora, questi sono i vari suoni, ce ne sono più di 128. Oh, ci siamo. Poi se io volessi il sustain, diciamo, c'è anche il pedale, eccolo qua, mi sono dimenticato di toglierlo, si attacca qua. Ovviamente va per terra, ma per comodità nemmeno lo metto, perché insomma, cioè non ci serve. Poi ci abbiamo, vi faccio sentire il demo, che ci si può suonare sopra. Lo interrompiamo e andiamo adesso, per esempio, vediamo qui ci abbiamo il tempo, la velocità del tempo e l'accompagnamento. L'accompagnamento, eccolo qua, è partito da qui. Ah, qui all'incirca dovrebbe, sì, mi cambia, mi viene appresso con gli accordi. Classico accordo a tre tasti o anche con un tasto. Mi viene dietro. E nel frattempo cambiamo. Sono tantissimi, vi ho detto, sono un centinaio, pure di più. Samba. Altra la nota, non mi piacciono. Sì, perché dovete sapere che normalmente a noi piace come udito, di solito, una cosa generale, la parte centrale è la parte bassa, la parte altissima qua di solito non so se si sente, perché questa fa veramente cacciare questa tastiera. Poi questo look, che cos'è il lucchetto? Vabbè, non mi interessa, vabbè. Bisognerebbe usare... Ah, devo provare le casse, assolutamente. Sentiamo così. Avete sentito gli altoparlanti interni che sono stereo, sono uno qua e uno qua giù. Ma colleghiamo la cassa se ci arriva il filo. Aspetta, leva questo, fa vedere la cassa. Ecco, adesso abbiamo collegato le casse. Queste sono casse abbastanza potenti. Le abbiamo collegate al computer una volta. Questo come suona con le casse. Facciamo qualcosa. Però adesso io tornerei sugli accompagnamenti e sentiamo un po'. Cambiamo. Qualcosa di disco vorrei, ecco, però
adesso vorrei tornare sulla voce. Un sinto, per favore. Studiarmi un attimo il manuale. Vabbè, tutto questo era per presentarvi questa bellissima tastiera, molto pratica, molto carina. Ecco, vedete, si chiude, si apre, si porta in giro, ci attaccano le casse, ci si mette in cuffia per non disturbare, c'è il pedale, c'è l'attacco USB e c'è sta di tutto e di più. Quindi per chi vuole iniziare a suonare questa è molto indicata. Ah, ecco, vedi, qui ci stanno pure come si collegano, tutto quanto. Va bene, io vi ringrazio per aver visto questo piccolo vlog e adesso devo ricomporre tutto. Va bene? Grazie, alla prossima. Grazie all'operatore video. Ciao a tutti.